Audio Jungle. Audio Jungle. Nuovo appuntamento con informazione di Social Pharma, ben trovati. In apertura parliamo di un'indagine relativa al consumo dei farmaci da parte dei cittadini. Non sempre seguono la terapia alla lettera, si fidano ancora poco dei farmaci equivalenti e vorrebbero assumere meno compresse e avere meno effetti collaterali. E sui farmaci biologici e biosimilari restano ancora incertezze e confusione. E questo l'identikit del rapporto tra farmaci e pazienti con patologie croniche che emerge dall'indagine civica sull'esperienza dei pazienti rispetto all'uso dei farmaci, con focus su biologici e biosimilari, presentata nelle scorse ore da Cittadinanza Attiva attraverso il coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici. Torniamo a parlare della cannabis per uso terapeutico. La regione Toscana stabilisce le regole per la somministrazione. Una delibera portata dall'assessore al diritto alla salute, Luigi Marroni, e approvata dalla Giunta, dà una serie di indirizzi procedurali e organizzativi per l'attuazione della legge regionale numero 18, approvata dal Consiglio nel maggio del 2012. Tra le indicazioni si stabilisce, spiega una nota, che tutti i medici possono prescrivere le preparazioni a base di cannabis nei limiti previsti dalla normativa nazionale vigente. Parliamo di tumore alla laringe, poiché negli ultimi anni aumentano i casi, ma aumentano per fortuna anche le guarigioni. È la più frequente forma di cancro del distretto otorino-laringo-iatrico, ovvero dell'area della testa e collo. Colpisce soprattutto gli uomini, generalmente sopra i 50 anni, ed è in aumento a causa anche di comportamenti scorretti, sempre più diffusi, come fumo e alcol. Di tumore della laringe si ammalano circa 5.000 italiani ogni anno, ma il 60% dei pazienti guarisce. I tassi di guarigione salgono a oltre il 90% se la patologia viene diagnosticata allo stadio iniziale. Si può imparare a volersi bene attraverso l'uso di un avatar. È la terapia virtuale che insegna a persone ipercritiche verso se stesse ad accettarsi e trattarsi bene. Resa nota dalla rivista PLOS ONE, questa nuova terapia virtuale potrebbe essere usata ad esempio per individui depressi. L'ipercriticismo verso se stessi gioca infatti un ruolo prominente nella genesi e nella persistenza della depressione. Il problema della salute nelle carceri italiane è senza dubbio uno dei punti di caduta più gravi registrati nell'ambito della nostra sanità. Nel sistema carcerario, infatti, la sanità registra ancora livelli assolutamente incompatibili con gli altri interventi richiesti ad un paese che si dice civile. E quanto ha detto il senatore D'Ambrosio Lettieri, capogruppo di Forza Italia, Commissione Sanità Senato e vicepresidente nazionale della FOFI, intervenendo a Palazzo Madama alla presentazione della campagna di informazione e sensibilizzazione sulle patologie infettive croniche negli istituti penitenziari italiani, promossa dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria e la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. È tutto per questa edizione, appuntamento alla prossima settimana. Buon weekend!